piace portare su questo palcoscenico, quindi questa nostra vetrina. Emozione, tanti brividi, tante paure, sono passati poco meno di un anno, però per te è stato un anno ricco di impegni, di servizi fotografici, di passerelle per la moda, ma soprattutto la tua elezione nei primi di ottobre, quella che c'è alle spalle di Miss Vesuvio, ha partecipato a dei casting. Facciamo lavorare tanto stasera e la Miss Couture, mentre i quattro abiti eleganti indossati dalle nostre un ottavo in esclusiva per Italia e Edge Couture. Sfilata finale, prego. Persona, con un uomo che io ricordo con grande affetto, con grande amore, perché era un uomo d'amore, come diceva il nostro Bellavista, ci sono gli uomini d'amore e gli uomini di libertà. E a Marcella per il suo papà, sto parlando del grande Italo Celoro. Sì. Scusami, sono un po' anche imbarazzato per il semplice motivo che io papà ci ho lavorato tantissimo, ho fatto un sacco di cose con tuo padre, sì, facciamo la festa di Monteveggio, uno spettacolo strepitoso con la Luisa Conte, Carnavale e tanti altri artisti. Ormai con una certa dimentichezza con Paco Scerico, quindi però presente nei nostri cuori con immensa riconoscenza, grazie di tutto Italo. Penso che la signora vuole aggiungere qualcosa. Benissimo, allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo ancora una volta, grazie per essere venuti, io porterò sempre papà nel cuore. Voglio lasciarvi con una piccola cosa che diceva Viviani, che si trova appunto sulla sua tomba. Sulla tomba di Viviani c'è scritto questo, il che non ci trasano, sui morti. Arrivederci, grazie. Gianni Parisi. E allora, dopo questo momento celebrativo che mi sembrava assolutamente doveroso e importante per un figlio di questo. Maria viene da San Giorgio, ha 19 anni e alta 1,63 m, nella vita vuole fare la stilista. Maddalena viene da Cal Salvatore a...
10 anni, è alta 1,60 m, vuole fare la fisio, 1,65 m, vuole fare la stilista. A 16 anni, è alta 1,64 m, a lei basta semplicemente entrare nel mondo dello show. Caserta, a 16 anni e alto 1,64 m, vuole fare l'estetista. 7 è Natalia Lemma, viene da Lusciano, a 14 anni. Viene da Cercola, a 17 anni. Ha 15 anni, è alto 1,65 m, vuole diventare designer di moda. Viene da Scafati, a 17 anni, è Eugenia Russo. Viene da Casoria, a 18 anni, è alto 1,68 m, vuole fare la ballerina. È alto 1,70 m, vuole fare l'attrice o la modella. Come faccio? 23 anni, è la più grande di questa sera, è alta 1,67 m, vuole fare la commercialista. Viene da Torre Annunziata, a 16 anni, è alta 1,65 m. Torre Annunziata, a 23 anni, è alta 1,65 m, vuole diventare ingegnere informatico. Vuole fare la fotomodella. Alta 1,70 m, vuole fare la modella. A Cercola, a 16 anni e alta 1,70 m, anche lei vuole fare la modella. Viene da San Giorgio a Cremano, a 19 anni, è alta 1,83 m. Il suo sogno nel cassetto è semplicemente di vivere all'estero. Radio a Kiss Napoli tutti i pomeriggi con il programma numero uno Audi Radio, dati Audi Radio in Campania, e il più cliccato con i suoi clip, videoclip su YouTube. Lo ha chiamato anche Simona Ventura, perché è un artista di successo, perché ha una vena ironica intelligente. Il nostro presidente di giuria, Luca Sepe. Sono 500 euro solo per la presentazione, perché in 10 tappe non l'ho fatta a nessuno così. I soldi ce l'hai, quindi per cortesia dopo alla cassa. Grazie, molto gentile. Lo sento.
5 è Giusy Giolì. Maria Russo. Su Teleascaglia 868, due gruppi da 9 per darvi una panoramica completa di... nei camerini, questo terzo gruppo da 9, grazie ragazze. Francesca Maisto. Applauso del pubblico del Palazzo Reale così sano per la Valle di Sabbia. Non ho più una soluzione, ho sempre questa sensazione.
cantato dal vivo su base, quindi la voce è proprio la sua e non quella del CD, e merita veramente un grande applauso. Poi il tuo pezzo si chiama Confusion, scritto da Maria Fadella, viene da San Giorgio. Scafati a 10 Valeria Zullo, viene da Pollena Pro. Allora, visto che sei un grande artista, la musica è partita in ritardo. Sì. E tu hai tanti ritardi nella tua vita. No, ma che diamo c'entra? C'è la finale dei voti. Allora, ascolta. Intanto, come ma posso salutare Castellammare di Stabia? Sì. Allora, se la facciamo in tua, mettiamo così con le mani, io la canto insieme a. Una nostra famiglia. No, io non canto. Ho rispetto, benissimo. Ho rispetto di grandi artisti. Ah, che ci però non lo sapete, ma lui ha partecipato. Ti lascio una canzone. Non hanno fatto così.
tu devi soffocare sotto i vestiti di Antonella Clerici. Benissimo. Là devi soffocare. Dove devo soffocare? Non te lo spiego dopo, vai. Sei invidioso. Vai. Vai. Allora, signori, allora, siamo pronti con le mani. Queste sono le mani. Alziamo le mani. Alziamo tutte quante le mani al cielo. Anche il sindaco. Da tre non sono arrivata. Quindi tu mi dici, no? Proprio da questa altezza, come fai tu a essere 1,69? Vabbè, ma se sei 1,63 tu, qualche centimetro in più ce l'ho, togliamo. Di pochi minuti, le mani a tempo di musica, il tempo è più o meno questo qua. Complimenti. Ecco, vediamo anche un po' le voci questa sera di questo pubblico meraviglioso, come vanno. O Saracina, o Saracina, sa che tocca a voi? Non c'è male. O Saracina, o Saracina, tutte ferme ne fanno innamorare, e belle facce. Scusate. E malandrine, e tondatore, e si guardano ma fanno innamorare. E la rossa sangue, e la bruna se ne mo, nata mettete in da corre, nata se vottero quinte via, nata se affogare in da piscina, la finì sotto. No, sapete che sono 50 anni che moro sempre la stessa maniera, che se cagliamo un po'. E valero in calamita, tutti quanti con le mani. Fenomeno al quale sono particolarmente legato, il cosiddetto fenomeno dei cantanti napoletani. Anche io sono nato a Napoli, l'anagrafe, quindi sono un cantante napoletano, ma volevo soffermarmi su una cerchia di cantanti napoletani, i cosiddetti, quelli denominati neomelodici. Sapete cosa sono i cantanti neomelodici? Te che conosco come sei. Addirittura ho visto qualche cantante neomelodico, perché poi è tipico vederli in questi video e nelle... Grazie. Grazie, non mi deconcentrate, dopo se vi va ne facciamo uno buono. Dicevo, a dare una 15 minuti. Cioè, ce ne sono in tanti. Ma un'altra cosa che mi colpisce del fenomeno dei cantanti di Omeno dice: oh Saracino, tocca a voi di nuovo. Oh Saracino, oh Saracino, e tutte femmine fa sospira più veloce. E per le facce, e per le cuore, che sapeva fa? E non andrà a ridere, e tondato, e tondato. Chi sta Albano pintando fa, vero, eh? Saracino. Luca Sepe, ma che grazie! Noi ci siamo scaldati adesso! Ah. Grazie! Un grande calciatore lui è, nubiezze dribladora lui è pure un bello magnone lui è, l'erede Maradona. Ma che grande giocatore, mi gioca mi se fa sempre cose pazze, e speranze la di squadra vanno a pizze, ma che pazzo per la. Ma che grande giocatore che la vezzi, non voglio essere volgare ma matizze, quando mena quel pallone nella rezza, alziamo le mani su come se fossimo allo stadio, così, la vezzi a destra e a sinistra, e cresce la speranza della gente, che fine a ieri non ha avuto niente, ed anche Castellammare questa sera diventa più interessante. Batte male Juventini, lo so che ci sono gli Juventini tra di voi, ecco Buffa, stanno a tutto parte, ma Buffa facciamo una cosa, chi non batte male è milanista, chi non batte male è Bruno Boghinterista, e no, questo mi dispiacerebbe.
finale tutti insieme. Tiziano Ferro ha scritto Novembre per Giusy Ferreri, è una delle canzoni che ha avuto meno fortuna. Oppure fa un'eccezione per me, il vino tua mia di qui, di tornare. Buongiorno nessuno, giura tu mai, due troppo impegnati a dire sì. Confermando alcune date per l'anno prossimo. E di questo ne siamo assolutamente felici. Tavarese, responsabile giovani PDL Castellammare. Ciao Alessio, buonasera, benvenuto sul palco. Io volevo fare un piccolo ringraziamento. Numero 1, Maria Fardella. Eccola. Vieni al centro Maria, indossa la fascia che ti darà Alessio Savarese. Ok, perfetto, ce l'hai fatto, bravissimo. Passerella per Maria, vai, eccola qua. Poi prendi la mano per la seconda e la terza. Eccola, passo anche per lei. Passerella, prego Maria. Questa volta fai passerella con lei. La numero 12, Valeria Azzullo. Vieni Valeria, vieni. Fascia anche per te. Dai la mano ad Alessio Savarese, dai la mano sinistra. Passerella, prego. Generoso, sono contento di avere una finalissima piena di ragazze, perché a volte quando le giurie non sono così generose si ha una finale con non tante miss. Grazie, mai successo? Ci proviamo. Ecco, vediamo, adesso ha fatto una bella figura, però ora c'è anche tu, concentrati. Anche per Arra! Musica anche per lei. Ecco Francesca al centro. Prego Vincenzo, mettiamo la fascia. Bravo, bravo, così, bravissimo. Aggiustiamo, bravissimo Vincenzo. Passerella. L'emozione è durata poco, togli la fascia da Vincenzo perché deve premiare ancora. C'è un altro. 20, Ilenia Esposito.
anche per Ilenia. Bravo Vincenzo, guarda come è attento, buon sistema la fascia, bravissimo, passerella per te. Anzi no, non avevo visto io qua ragazzi. La numero 24, Serena Ippolito. Ciao Serena, buonasera, non accompagnarla perché c'è ancora una sorpresa. Questa sera regala molte facce a Dolores Mirra. Maria Dolores Mirra col numero 30 e la quarta facciata Miss Leo. Passerella, sì, passerella con Vincenzo Parmendola di Favidas. Grazie Vincenzo Castellammare, ma prima contente? Yes. Adesso sorridete spontaneamente, siete belle cariche. Allora, segniamo la fascia di Miss Cat. Grazie, 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 grazie. Allora, Anna prontissima, vediamo Marika Mottola. Viene al centro emozionata, lasciamo l'Anna, mettiamo la fascia. Perfetto, passerella per lei, prego. La nostra consigliere comunale. Le brillano gli occhi. Benissimo, bravissimi i nostri giurati questa sera. Passerella per Lucia Monaco. Ad Anna perché c'è una terza premiata anche per questa. Maria Riccardi. Ecco Maria. Maria mette la fascia e farà la passerella con Anna Scevola, consigliere comunale di Castellammare di Stabia. E continuiamo, cosa di questa sera, eccola qua, buonasera, applauso per lei, buonasera signora, il suo nome? Italia. Buonasera signora Italia, non poteva essere altrimenti, ovviamente chiamando l'azienda così che questa sera ci ha regalato vestire i vostri meravigliosi abiti da sposa. E allora anche qua c'è molto lavoro per lei, ho detto questa sera. Ah! Perché premierai ancora la numero 28. Ecco Italia che premia Alessia. Passerella per te. Francesca Anastasio. Passerella con Italia, l'Italia che è sotto fiore, dai la mano a lei, passerella insieme. Di tante attrici che poi sono arrivate. Premia il vice sindaco di Castellammare di Stabia, dottor Giuseppe di nuovo. Allora, vice sindaco, non so se è meglio presiedere un consiglio comunale o premiare. Signore!
faccia la mette il vice sindaco Giuseppe Cannavale. Passarella per Martina. Maisto. Prendiamo la nostra Francesca Maisto, la numero 27, passerella. La numero 33, Michelle Zenò. Grazie Aldo, via alla mia destra. Allora, prontissimi a far sì, Mary Caldieri. Eccola, prendiamo Aldo, mettiamo la fascia, bravo, bravo, prego. Cannavale. Passerella con lei, Aldo, dai la mano alla nostra miss. Ante all'elezione della Miss Vesuvio Castellammare di Stabia. Allora, c'è Nicola Pinto, c'è Anna, c'è anche il piccolo Pinto, c'è Anna Maione e c'è, eccola Anna, vieni, vieni Anna, raggiungici, e arriva anche il nostro presidente di giuria Luca Sefe, che ci raggiunge al centro. Questa è la sesta cosa che non devi dire, io ormai ti blocco così. Stai con la fascia, pronto? Allora vado a sentire il pubblico. Chiederò prima alla sinistra, poi chiederò al centro e poi chiederò a destra per par condicio. Siamo pronti? Troppo, è troppo. Allora, lo sapremo tra poco, io però vado al centro perché vorrei anche il saluto di Nicola Pinto. Giusto due parole, tu prima ricordavi che l'evento nasce l'anno scorso, nasce come idea simpatica, quella di creare un evento che potesse essere un'alternativa a Miss Padania, un'alternativa non negativa ma positiva. C'è. Miss Vesuvio, Palazzo Reale qui si sana, Castellammare di Stabia, la numero. Avrà avuto ragione la giuria o il pubblico? O tutti e due? 29 Corinne Gentile! Luca Sepe, il nostro presidente di giuria, premia la numero 29 Corinne Gentile, la nostra finalista Miss Vesuvio 2010, 30 settembre. Ok, anche con l'orologio, Luca, abbiamo anche l'orologio. Tra l'altro è il suo compleanno, no? Il 30 settembre, mi date le notizie giuste, sono di meno. Il 30 settembre è il tuo compleanno, chissà che non festeggerai davvero il 30 settembre. Allora, passa l'orologio in questa mano qua. Dai la mano a lui, passerella per la numero 29 con il Gentile! E allora, grazie al comune di Castellammare di Stabia, grazie al sindaco, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, ai nostri ospiti, alle nostre miss, ai nostri patron, grazie soprattutto al mio regista di Teleai Sky 868, da Gaetano Gaudiero, alla prossima tappa di Miss Vesuvio, buonanotte a tutti!
tutte le ragazze, così chiamo piano, le ragazze mi chiamo tutti quante. Ci metti qua? Ragazzi, allargatemi un po'.